Siamo ancora all'esterno della caserma Santa Barbara, dove questa mattina è esploso un ordigno. Abbiamo parlato con il portavoce dell'esercito che ci ha confermato la dinamica dei fatti. Purtroppo non si sa ancora la nazionalità dell'attentatore e si sa soltanto che è ricoverato in ospedale e invece il militare che l'ha fermato è stato già dimesso dall'ospedale. Non ci sono sicurezze sulla frase che avrebbe pronunciato all'ingresso, ma pare che si tratti di una frase in lingua araba e quindi non una frase in italiano come era apparso nei primi momenti.